Ben ritrovati amici di AppVideo Review con la recensione di Flying Hamster HD per iPad. È disponibile su App Store anche in versione iPhone ad un prezzo di 1,59 euro. È sostanzialmente uno sparatutto a scorrimento orizzontale dove impersoneremo questo simpatico criceto volante il cui intento principale sarà quello di recuperare la sua amica sconfiggendo le varie ondate degli amici che ci verranno incontro. In alto a destra potrete notare nel riquadro di OpenFind appunto la piena compatibilità e il supporto con questa piattaforma per lo sblocco di obiettivi e le classifiche online. E mentre avete appena potuto vedere, attendendo qualche secondo sulla schermata principale senza toccare nulla, ci verrà mostrata in pieno stile cabinato, diciamo sala giochi anni 80, la sequela dei risultati che avremo ottenuto, quindi i punteggi che avremo ottenuto durante il gioco. Nel menu principale possiamo, all'interno delle opzioni, modificare il livello della musica e degli effetti sonori, modificare la lingua tra inglese, giapponese, tedesco, spagnolo, francese e italiano, vedere lo schema dei controlli e modificare eventualmente, per esempio, lo sparo automatico, il tasto per sparare, eccetera, oppure resettare tutti i dati. Ho impostato la lingua inglese perché ho un piccolo punto da fare riguardo alla traduzione italiana, è abbastanza, direi, vergognosa in alcuni punti perché si fa fatica addirittura a capire che cosa intenda spiegarci il gioco in alcuni frangenti, quindi veramente la traduzione italiana è da migliorare. All'interno della sezione training possiamo visualizzare e quindi giocare quattro brevi sezioni di tutorial che ci presenteranno anche un boss finale per capire e prendere un po' di dimestichezza con i comandi di gioco e la struttura in generale. Premendo il tasto start cominceremo una partita. Ci viene presentato subito un breve tutorial, ma noi lo saltiamo e vi mostro subito come funziona il gioco. In basso a sinistra è presente di default un pad virtuale invisibile, però la comodità del gioco sta nel fatto che, come potete vedere, in realtà il movimento può essere eseguito spostando su una croce immaginaria, diciamo, il nostro dito su qualunque punto dello schermo. Quindi anche da qua posso controllare il mio personaggio. In basso a destra troviamo due pulsanti B e A. Con B potremo sparare, mentre con A, adesso ho appena perso, con A, tenendolo premuto, potremo caricare un colpo che, come potete vedere, infliggerà un danno decisamente maggiore. In alto a sinistra troviamo la nostra salute espressa sotto forma di cuoricini, il punteggio viene visualizzato numericamente in alto, accanto al tasto di pausa, mentre in alto a destra troviamo le munizioni. Le munizioni in questo caso non sono presenti perché lo sputo, quindi l'arma di default, è infinita, ma ci capiterà spesso durante il gioco di ottenere delle munizioni, dei tipi di arma differenti, come adesso per esempio uno sparo triplo, che appunto consumeranno munizioni. Quindi come potete vedere in alto a destra abbiamo una piccola barra e quindi quando esauriremo quella non avremo più munizioni per l'arma corrente. La palette cromatica è molto vivace, i colori risaltano benissimo sullo schermo di iPad, quindi il comparto grafico è promosso a pieni voti, veramente veramente ottimo. L'esperienza di gioco è molto fluida, non presenta incertezze di alcuna sorta e appunto, come vi parlavo anche, vi dicevo prima, sono presenti dei boss di fine livello, come potete vedere, che modificano anche un pochino la struttura di gioco, rendendola un pochino più varia. E come potete vedere è molto divertente, essendo anche molto intuitivo, il sistema di controllo molto veloce, molto fluida l'esperienza di gioco, è veramente un'esperienza appagante, quindi ve lo consiglio assolutamente. È un bellissimo gioco che per 1,59 euro penso proprio che si possa acquistare. Per quanto riguarda il comparto audio, vi faccio sentire un attimino il tema principale del gioco, che è abbastanza monotono, però diciamo, è ormai canonico su giochi di questo stampo, quindi un scorrimento orizzontale, scusate, presenta comunque un tema audio che è di solito abbastanza ripetitivo, però.
Come potete sentire, appunto, le musiche, il tema si ripetono, però diciamo condiscono bene l'atmosfera generale di gioco. Come vedete, appunto, quest'ultima, l'atmosfera di gioco è decisamente scanzonata. Abbiamo delle armi molto particolari, simpatiche, ad esempio la birra che potremo sputare contro i nemici, oppure, per esempio, andando contro un arveale potremo ottenere delle api da mandare contro i nemici, quindi vario, direi decisamente ben fatto. Come potete vedere, non sempre tengo premuto il tasto di sparo perché ho attivato lo sparo automatico nelle opzioni, quindi basterà mirare un nemico perché il nostro criceto volante spari automaticamente. Una volta che abbiamo perso diciamo tutti e tre i cuoricini, ci verrà chiesto di rigiocare la partita, diciamo spendendo un credito, proprio come avveniva, diciamo, nei coin-op delle annate precedenti. Premendo il tasto di pausa possiamo diciamo, riprendere la partita, visualizzare le opzioni e tornare al menu principale. Bene, questo era dunque Flying Hamster HD per iPad. Vi ricordo comunque che è disponibile anche su iPhone ad un prezzo di 1,59 euro. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale qualora non l'abbiate ancora fatto, di seguirci su Facebook e su Twitter e di visitare il nostro sito www.upvideoreview.net. Un saluto, alla prossima!